Sono Alessandro Marchetti e sono qui per farvi conoscere il mio nuovo libro. Si tratta delle avventure di uno scoiattolo. È Batuffolo. Batuffolo è il tesoro di Piccolo Bosco. Grazie a quello che ha sentito dai genitori e da altri amici, Batuffolo sta cercando incessantemente un tesoro. Non ha ancora bene capito cosa sarà, ma sa che esiste. Il fatto però è che cerca un oggetto, qualcosa che abbia un valore fisico. In realtà scoprirà, con l'andare del tempo, con gli incontri che farà, che il tesoro vero che troverà e che sarà finalmente suo ha a che vedere con le relazioni interpersonali. E questo è l'elemento fondante del racconto. A corollario di questa narrazione c'è un altro elemento che vorrei porre alla vostra attenzione. Lo scoiattolo, durante le sue ricerche, conoscerà altri animali di piccola taglia che abitano nel bosco. Per ognuno di questi ho cercato di disegnare un profilo completo che illustri sia i lati positivi che quelli negativi. E quindi facciamo un esempio: il riccio, che è un personaggio molto forte, molto in grado di gestire situazioni critiche, di gestire il pubblico, di far giocare gli altri, è contemporaneamente una persona che ha difficoltà ad ascoltare, ed è logico che queste due caratteristiche vadano in coppia. Quindi di lui, raccontando una storia, quindi sempre sotto forma di narrativa, ho cercato di far vedere i due lati della medaglia, e così succede per tutti gli altri personaggi. Questo libro ha allegato a sé un CD, come era successo già anche per Dolce. La differenza questa volta è data dal fatto che questo è un brano di salsa, cioè un brano ballabile, e quindi è un elemento in più. Il coro Petit Neuvens Dinus, diretto da Cristiana Clusa, ha realizzato questa opera che io ho composto e che è stata recentemente anche presentata in pubblico, ed è un brano gradevolissimo da ascoltare. Allegato al libro, sempre in questo CD, c'è anche un video che fa vedere come ci siamo mossi durante queste riprese, durante questo lavoro assieme ai bambini. Ci sono le foto dei dietro le quinte e quindi c'è tutto un mondo da scoprire che, se volete, potete conoscere e affrontare comprando il libro. Se vi è capitato di vedere uno scoiattolo con la testa enorme girare per le città di Aosta, sappiate che era veramente Batuffolo, e dentro quel personaggio, dentro quel costume, c'ero io. Tesoro, 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 è la cosa più bella dell'oro, è l'amico, è Batuffolo, è più bello che stare in mono. Batuffolo e il tesoro di Piccolo Bosco è un libro pubblicato da Edizioni Vida di Gersan. È un editore col quale lavoro da anni, professionale, professionista, in grado, e lo dimostra, di fare dei lavori splendidi. Altri collaboratori che lavorano con me sono gli illustratori Ennio e Chiara Centomo. A questo proposito vi spiego grosso modo come è fatto il libro. È un libro di narrativa per l'infanzia, quindi ha un testo che è in grado di reggere da solo. Il testo è completo, può essere letto così, senza bisogno di illustrazioni, ma queste comunque sono state aggiunte perché il libro possa essere più gradevole, più diciamo così, usufruibile da una più ampia fascia di età, e poi perché, essendo indirizzato ai bambini, ci piaceva anche far vedere il volto di alcuni di questi personaggi. È una storia, diciamo così, abbastanza complessa e articolata, che può essere utilizzata anche nelle scuole, perché ci sono dei contenuti didattici che possono essere utilizzati. È un libro leggibile anche dai grandi, perché i messaggi che voglio mandare, anche se sono tarati in questo caso per l'infanzia, sono assorbibili, leggibili e, diciamo così, interpretabili da tutte le fasce d'età.